Ci sono, dottor Di Bella, alcune tipologie tumorali che stanno rispondendo in modo importante alla terapia di Bella. Quali sono? Soprattutto quelli ormonodipendenti, tumori della prostata e tumori del seno, perché abbiamo già una lunga esperienza, stiamo raccogliendo tutta la statistica, sono parecchie e parecchie centinaia di casi. Nel caso della prostata ce ne sono parecchi non operati che vanno bene. Li stiamo documentando, i risultati sono importanti, già pubblicati sulle banche dati biomediche, 16 casi tumori prostatici non operati guariti. Siamo stati invitati proprio per questo dalla Società Europea di Oncologia a portare una relazione al Congresso di Vienna proprio sulla prostata, perché hanno letto questi studi, sono interessati. Noi manderemo un abstract, manderemo una relazione per completare, intanto completeremo la statistica, per cui questi tumori rispondono bene. Oltre a questo, tumore più difficile, tumori cerebrali. Stiamo pubblicando, facendo tradurre in inglese la statistica, sono tumori difficili, non abbiamo, bisogna stare molto con i piedi per terra, parlare sempre di progressi, miracolo li fa il Padre Eterno, però in molti casi che riescono a fare costantemente la cura, superare dei limiti anche di ordine economico, i risultati sono significativi e è imminente la pubblicazione sui tumori cerebrali. Glioblastomi, tumori anaplastici. C'è sempre un incremento dell'aspettativa di vita, un miglioramento della qualità di vita. Ero molto incuriosito sul discorso del tumore al seno, se puoi. Tumore del seno c'è già una quantità di pubblicazioni. Siamo stati invitati al congresso internazionale alcuni anni fa ai tumori del seno Auckland in Nuova Zelanda. Abbiamo portato una statistica di parecchie centinaia, 297 tumori della mammella, quarto stadio, stadio terminale, che con la terapia di Bella hanno avuto un incremento dell'aspettativa di vita a 5 anni vicino al 70%, contro il 26% delle statistiche ufficiali. 20 casi pubblicati su PubMed di tumori della mammella non operati, non chemio, non radiotrattati, guariti, remissione. Il primo è del 2006. Questi sono casi documentati, verificabili da chiunque. Li trovate anche sulle due banche dati, pubmed.gov e ResearchGate. Mettete Giuseppe Di Bella, li trovate.